È un presepe tradizionale quello dell'oratorio dei Bianchi a Rapallo, al suo interno elementi della storia locale e dettagli sulle attività del passato. La fontana, l'acqua, la teleferica come era una volta con i fasci del fieno che venivano portati dai nostri contadini sulle alture, l'orto. Elementi caratterizzanti la musica e l'alternanza tra il giorno e la notte con una particolarità. Un presepe dentro un altro presepe. E quindi una cosa un po' diversa dal solito, piccolino, in miniatura, è stato messo in una, come in una casa, in una cascina di una volta. Nel presepe non mancano elementi di attualità. I cinghiali sono attuali perché le colture delle contadine qua vengono devastate tutti i giorni e quindi abbiamo pensato anche di essere un po' attuali in queste cose. La visita consente di ammirare gli arredi preziosi custoditi nell'oratorio. Come potete vedere ci sono i crocifissi, ci sono la statua del Maragliano e tutta la bellezza degli oratori. All'oratorio dei Neri il presepe è rappresentato in un ambiente tipicamente rapallese. Quest'anno abbiamo ripreso alcune posti di Rapallo con prevalentemente il mare e insieme al fiume San Francesco con le due colline che c'è Montallegro e Sant'Agostino. Ecco. A tema marinaro la Natività. Quest'anno Gesù nasce sulla spiaggia vicino, contornato dalle barche e da delle vele, insomma la grotta è diventata, sono le vele e le barche. Le statuine sono quelle comunemente utilizzate anche per i presepi casalinghi ad incentivare questa tradizione. È un modo anche di mantenere la tradizione e di far vedere che chi viene a vederlo, che comunque anche con le statuine piccole, quelle che si trovano abitualmente, con cui si facevano i presepi in casa, si possono fare delle belle cose.